Inizia con un ricordo personale l'incontro del Papa con i maestri cattolici ricevuti in Aula Paolo VI a 70 anni dalla nascita della loro associazione. Nella sua mente gli anni in cui era insegnante passava le sue giornate con gli alunni, un lavoro bellissimo, dice, ma di grande responsabilità, un po' come essere genitori. Un lavoro che anche oggi però è mal pagato, aggiunge, e questa è un'ingiustizia. È tra l'altro un impegno che può incutere timore, ma nel quale non si è mai soli perché lo si condivide con altri colleghi e con tutta la comunità educativa. L'invito di Francesco di aggiornare sempre le competenze, di guardare ai grandi educatori del passato, essere testimoni di vita e speranza e aprire le porte della scuola. L'esortazione più importante però è quella di amare gli studenti perché le nozioni si imparano al computer, mentre per i valori della vita ci vogliono i maestri. Infine chiede di illuminare una giusta idea di scuola al di là delle discussioni perché si è soprattutto relazione di accoglienza, benevolenza da riservare a tutti. A voi chiedo di amare di più gli studenti difficili, quelli che non vogliono studiare, quelli che si trovano in condizioni di disagio, i disabili, gli stranieri, che oggi sono una grande sfida per la scuola. Se oggi un'associazione professionale di insegnanti cristiani vuol testimoniare la propria ispirazione, è chiamata a impegnarsi nelle periferie della scuola, che non possono essere abbandonate all'emarginazione, all'ignoranza, alla malavita.